istruirsi. Poteva aver detto chiunque, però adesso è grande, la riporto. L'altra era di Don Milani. Questo diceva che l'operaio conosce per 100 parole, il padrone conosce 1000 e l'operaio è servo perché conosce meno parole del padrone. E poi un altro, dice Celeste Megarville, un dirigente comunista. Queste due citazioni che lui conservava spiegano molto del suo impegno, sia come insegnante elementare, sia come intellettuale, tra virgolette, organico alla classe dei deboli, degli ultimi. Qualche volta è stato organico al partito, perché lui è stato anche dirigente politico del partito, ha avuto incarichi di responsabilità, ma ci piace ricordarlo come organico alla classe dei diseredati, dei lavoratori, della povera gente, come diceva lui, sia come insegnante. Mi ricordo che ci raccontava che a Rocuri, dove insegnò, in una situazione disagiatissima, a Bombacoli, passava parte del suo tempo a recuperare i ragazzi alla vita scolastica, sapendo che non andavano a giocare, ma che erano impegnati dalle proprie famiglie a lavorare duramente. Quindi si rendeva conto di questo compito. Eppure, amichevolmente, addirittura con minacce, riusciva a portarsi dietro i fanciulli, a levarli al lavoro familiare, perché riteneva che l'acquisizione, la cultura, l'istruzione fossero comunque più importanti del lavoro che pure quelle famiglie operose e povere spesso avevano bisogno e facevano sì che dovevano contare anche sul lavoro minorile.